Ho iniziato ad arrampicare in free solo perché quando ho cominciato non c'era nessuno che arrampicasse con me e quindi non potevo che arrampicare in solitaria. Le solitarie però sono anche le mie preferite, rappresentano il modo più puro di arrampicare. È quello il momento in cui attraverso la scalata scopri te stesso e diventi consapevole di alcune cose che altrimenti non scopriresti. Ciao raga, come state? Bravi. Oggi vi parlo di un personaggio. Non voglio fare un'analisi approfondita, anche perché non ho scoperto troppo. Purtroppo dovrei andare a cercare. Non so. Purtroppo non so più cose di quanto potreste sapere voi di lui, ma ne so abbastanza per informare chi ancora non lo conoscesse e mi rivolgo a voi ragazzi delle nuove generazioni, a voi che rischiate, non per, ovviamente per colpa vostra, rischiate di non riuscire più a reperire questo tipo di informazioni perché lentamente, non so, poi forse è una mia impressione, lentamente rischiano un po' di perdersi nei meandri della mega multimiliardaria informazione del web, è quello che sta diventando i giorni d'oggi. Ma ciao ragazzi, siamo i montatori di questo video, io e la mia assistente, vero? Saluta. Ciao. Vi volevamo dire dirò, iscrivetevi al canale. Dirlo? Iscrivetevi al canale. Al canale, bravissima. Il problema è che se non ve lo dico non vi iscrivete, cioè ma è assurdo questa cosa. Dirò un po'. Più che altro che la maggior parte, ma ben di più della maggior parte di voi guarda i video, ma non è, cioè la maggior parte non è iscritta. Quindi voglio dire, se tutti voi aveste fatto questo piccolo gestino, cioè di cosa, saremmo in marea, una marea. Dire un po', una marea. Sì. Marea. Marea. Dire un po', sì. Piccolo gesto per voi, grandissimo. Piccolo gesto per voi, grandissimo. Sono... Aiuto. Aiuto. Per noi. Per noi. No, l'ho detta giusta? Piccolo gesto, vabbè, ciao. Ci sono io per tenervi informati, non vi preoccupate, vi terrò informati circa tutto quello che è stato l'arrampicata e tutto ciò che significa e poteva significare nel passato arrivare a certi livelli, crederci in un certo modo e fare certe cose. Vi parlerò del biondo, le blonde, il mitico Patrick Edlinger. Raga, intanto guardate questa clip. Thank you.
Giuro, ve lo prometto, lo sto già programmando. Andrò a ripetere questa via, andrò a farla, andrò a provarla. Non voglio essere spaccone. Andrò a vederla dal vivo, voglio fare un video per mostrarvi che cosa poteva significare essere lì senza corda e slegato. Voglio proprio vederlo io, voglio viverlo. Io purtroppo a malincuore devo dire, ho scalato in molti posti nella mia vita, ma mai in Verdon. Ammetto questa grave mancanza, non ho mai scalato in Verdon, eppure l'ho visitato, l'ho visto, eccetera. Ma non so per quale motivo non ci ho mai scalato, forse mi cago addosso. Potrebbe anche essere un motivo, però voglio andarla a fare. Questa via è Debilov, è un 7A. Credo, tra il 6C e il 7A, e raga, in questa poesia che è opera verticale, in questa poesia lasciata alla storia, che racconta questo bellissimo fondersi di un corpo perfettamente, perfettamente funzionante, quale era quello di Edlige, su quel tipo di roccia, su quel tipo di movimenti, su quel tipo di motorietà, raga, è emozionante. Fateci caso, quanti scalatori conoscete in grado di muoversi in un modo veramente personale? Pensateci. Piccola parentesi, tutti noi mettiamo nel nostro movimento la nostra personalità, perché non saremmo noi, è una prerogativa umana, ma in quanti riconoscete la forma più pura del movimento? Cioè quel movimento che va veramente a toccare il centro, l'anima di chi lo esegue. Con questo voglio dire che, come in tutti gli ambiti della vita, come in tutti gli elementi che esprimiamo durante il giorno, ci sono persone che in un qualche modo riescono a farle senza troppe sovrastrutture, senza sporcarle troppo con quello che sono le menate di tutti i giorni e tutto quello che concerne il fatto di essere sovrastati da tutte le cose che interferiscono. Gesto puro, punto. Personalità del gesto puro, punto. Ecco, io quando vedo Edlinge scalare, gli riconosco questa poesia, gli riconosco una personalità unica che fa centro esattamente su ciò che solo lui poteva darci, ed è per quello che ha emozionato il mondo. Raga, piedi alti, questa capacità del bacino di plasmarsi, queste ginocchia super plastiche che si sporgevano verso l'esterno e la sua super mega morbida posizione arana che gli permetteva di stare attaccato ovunque con questa grazia che davvero solo lui riusciva ad esprimere. Nel suo caso, free solo, vie con la corda, vie legato, vie slegato, vie... Era un tutt'uno, un unicum che seguiva un filo conduttore. Stiamo parlando di un periodo che va dagli anni 70 agli anni 80. Edlinge è stato il precursore di tutto quello che significava alta difficoltà. È stato uno dei primi ad arrivare ai gradi 8. E vi citerò anche dei numeri. Riuscì per primo a salire un 7B a vista, a Bew, Capitan Crochet. E poi ancora, raga, fu il primo a salire un 7C a vista. Il primo al mondo. Il primo al mondo. Sempre a Bew fu comunque uno dei primi a salire quei pochi 8A che c'erano, quei pochi che iniziavano a spuntare da parte di Mark Le Menestrelle e compagnia bella, perché erano veramente una manciata gli scalatori che si iniziavano ad affacciare a quel grado assurdo. Immaginatevi che proprio era avvenuto da poco l'avvento degli speed e non è che si spingeva così tanto anche sulle chiodature dall'alto, attrezzare vie che in realtà teoricamente dovevano essere attrezzate dal basso, quindi con una visione più pionieristica, più alpinistica e più avventuriera. Chiodare le vie dall'alto, come poi è successo in Verdon con Papillon Sight, con vie storiche che hanno decretato l'alta difficoltà, era una cosa che è venuta dopo ed erano quei ragazzi che sono riusciti a sfruttare quell'onda per dare qualcosa in più in termini di espressione, forza e bellezza umani. Nel 1988 sale Are You Ready, che è un 8B, era uno dei primi 8B, anche quello. E raga, vi assicuro, in quel periodo storico tutto quello che facevi, se non eri il primo, eri il secondo, eri il terzo a farlo, in termini di difficoltà, di alta difficoltà,
Poi fu il turno di Orange Mechanique, 8B, Asimai. Ma continuiamo, perché nell'89 raggiunge il livello di 8C e sale Azincourt, che è il primo 8C di Francia, liberato da Ben Moon, la famosissima Azincourt. Poi Maginot Line, sempre salita da Ben Moon. E poi fu il turno di Le Specialiste, sempre 8C, salito da Tribù, liberato da Tribù, da JB Tribù, dalla leggenda JB Tribù. Poi successivamente riproposto a 8B+, dallo stesso Edlige. Imparate a volare. Volare era nella sua filosofia un aspetto irrinunciabile dell'arrampicata. Il debuttante deve imparare molto rapidamente a volare, già al suo secondo o terzo giorno di scalate. I suoi progressi saranno nettamente più celeri ed egli eviterà certi stress suscettibili di bloccarlo. Come dargli torto? Era un momento storico in cui o salivi oppure no. Poi con la chiodatura francese, raga, non so se siete mai stati nelle falesie principali, bene o male quelle più storiche francesi. Beh, i chiodi non li regalano, sempre mantenuta una certa sicurezza di non sbattere in terra, ovviamente, in eventuali voli, ma veramente la chiodatura, il passaggio obbligato tra un chiodo e l'altro, non veniva regalato. In molte vie o si passa o si ha il livello o si lascia il moschettone, ed è un aspetto davvero importante per quello che riguarda poi la progressione anche del livello stesso. Ancora non esistevano delle metodologie di allenamento ben specifiche, non come adesso che si fanno le squadre sportive, che si seguono i ragazzi in modo molto più standardizzato, molto più consapevole, molto più preciso, perché oramai si ha un'esperienza accumulata. I ragazzi riescono ad arrivare a livelli stratosferici grazie a questa consapevolezza di come funziona proprio il corpo umano applicato all'arrampicata sportiva. Ma prima non c'erano queste cose, prima erano sperimentatori su loro stessi di ciò che poteva essere bene, male, meglio, peggio. Diete Edinger era un cultore delle diete, aveva un fisico statuario, lui sapeva che l'alimentazione era molto importante e che avrebbe dovuto mangiare in un certo modo per rendere altrettanto bene. Ed era così, si viveva in falesia, si viveva lì, se si voleva scalare si andava a scalare, non si poteva andare nel palese, era tutto un'altra cosa. Le gare e le competizioni sono arrivate a noi dall'Unione Sovietica soltanto nel 1985, le prime gare, e non è che sono state accolte benissimo. Gli scalatori, alcuni sì, ovviamente, erano entusiasti della cosa, perché potevano finalmente confrontarsi su un terreno standard. La roccia lo sappiamo tutti che è molto più, no? Perché ognuno la reinterpreta un po' a proprio modo. Come si fa a stabilire veramente chi è il più forte? La plastica. Come si fa? Attraverso una competizione standard con la quale si possono definire un certo tipo di votazioni, di risultati. Le gare. E pensate che i primi anni, non appena appunto queste competizioni raggiunsero il nostro paese, comunque in Italia, comunque l'Europa in generale, ci fu un manifesto di scalatori. 19 scalatori, tra cui anche Patrick Edlinger, firmarono questo manifesto in cui protestavano contro l'avvento delle gare, non le volevano, e spiegavano in questo manifesto, in uno di questi testi, spiegavano il perché non poteva la competizione in nessun modo sposarsi con l'arrampicata. Certi sport, come ad esempio il calcio o il tennis, traggono la loro ragione d'essere dalle competizioni, ma l'essenza dell'arrampicata è un'altra. La sua finalità ultima è e deve restare la ricerca di una difficoltà tecnica e di un impegno sempre crescente. E già qui compare la prima contraddizione con le gare. Siamo realisti. Ci si può immaginare una competizione basata sulla difficoltà pura, ma le necessità dei media sono altre. Per essere spettacolare e fruibile al grande pubblico, la gara deve fornire un parametro di misura facilmente comprensibile a tutti.
Raga, facilmente comprensibile a tutti. Ora prendete, a me piace tantissimo sta cosa. Senza nulla, io adoro le gare, adoro le gare. Non voglio schierarmi coi 19, anche perché pochissimi di questi 19 sono rimasti fedeli. Anzi, uno solo è rimasto fedele alla sua linea. Tutti gli altri poi hanno fatto gare, competizioni, grazie alle quali si è andati ancora ulteriormente avanti. Ma fateci caso, le necessità dei media sono altre, ovvero quello di rendere standardizzabile, capibile, fruibile da parte di chi guarda. Infatti le gare al giorno d'oggi hanno preso una piega totalmente differente, in primis per la necessità di renderle spettacolari e comprensibili a chi guarda. Attraverso questa modalità si è sviluppata quasi una disciplina diversa, la cui tecnica richiede un allenamento totalmente diverso. Questo non voglio dire niente, perché chi esce dalle gare è talmente tanto forte che può fare tutto quello che vuole, e viva le gare. Però pensateci bene, senza sapere che cosa fossero effettivamente, già ai tempi sapevano che comunque si sarebbe formata una biforcazione che avrebbe suddiviso le varie discipline. Per essere spettacolare e fruibile al grande pubblico, la gara deve fornire un parametro di misura facilmente comprensibile a tutti. È del resto il problema di altri sport visivamente troppo complessi, come la scherma e il judo. Il parametro più comprensibile è la velocità, il verdetto del cronometro. Forse questa visione delle cose è un po' troppo individualista, ma è quella di un'arrampicata vista come rifugio di fronte a certi archetipi della nostra società, come opposizione a tutti quegli sport giudicati arbitrati, cronometrati, ufficializzati ed istituzionalizzati. Arrampicare a tempo pieno, o quasi, implica dei sacrifici ed anche una certa marginalità. Ma può essere un'avventura, una scoperta, un gioco in cui ciascuno può fissare le sue regole. Noi non vogliamo allenatori o selezionatori, perché arrampicare è innanzitutto una ricerca personale. Se nessuno reagisce, la competizione concepita e realizzata da una minoranza può rapidamente e troppo facilmente diventare il riferimento assoluto. Domani ci saranno gare e concorrenti con il pettorale numerato di fronte alle telecamere della TV. Forse. Ma ci saranno anche degli arrampicatori che continueranno a praticare il vero gioco dell'arrampicata. Degli arrampicatori che saranno i guardiani di un certo spirito e di una certa etica. Noi non vogliamo allenatori o selezionatori. Edlinger diceva che non bisognava dire a uno come doveva arrampicare, perché questo poi non sarebbe stato in grado di personalizzarla, di farla propria e di trovare il proprio modo di salire. Senza una personalizzazione non può esistere uno scalatore. Scusate raga, ma a me mi viene la pelle d'oca quando sento queste cose, perché se noi andiamo ad analizzare l'arrampicata per ciò che continua ad essere nel suo profondo, non possiamo negare queste cose. Perché gli arrampicatori aumentano, ma i fortissimi, bravissimi, non aumentano con la stessa velocità con la quale aumenta l'utenza? Perché l'arrampicata è difficile, e più sarà di massa e più sarà difficile riconoscere il motivo per il quale noi stessi arrampichiamo. Lo dico anche su di me, io ho aperto un canale YouTube, raga, lo sto rendendo, lo sto dando in pasto a tutti. Probabilmente Edlinger non sarebbe contento di quello che sto facendo, probabilmente no, ma questo è, in questa contraddizione io ho anche la possibilità di parlarvi di lui e dirvi quanto è bello il mondo che ci ha preceduto e grazie al quale adesso noi possiamo fruire di questa arrampicata. E più ce ne rendiamo conto, raga, coadiuvato da tutto ciò che è l'arrampicata moderna, più secondo me potremo sviluppare una consapevolezza che ci aiuta a crescere. E ve lo ripeto, crescere come arrampicatori significa crescere come uomini. A 52 anni, nel 2012, Patrick Edlinger ci lascia. Ci lascia in un modo particolare, soffriva di alcolismo negli ultimi anni della sua vita,
purtroppo non ho mai avuto l'onore di conoscerlo, mi sarebbe piaciuto in qualche modo, anche in diretto, e probabilmente l'alcolismo nel suo caso, nella sua grandiosità in quanto personaggio, è l'esatta altra faccia della medaglia di un'estrema coscienza e consapevolezza della propria esistenza. A volte la depressione di per sé è un'estrema lucidità che non viene controllata, ed è come se in fondo lui fosse caduto, schiacciato dal peso di se stesso, da ciò che magari a 52 anni riconosceva non essere più. E chi lo sa, chi lo sa. So soltanto che tutto ciò che ha lasciato mi ha permesso di fare questo video oggi, mi ha permesso di parlarvene, mi ha permesso di guardare Opera Vertical, di guardarlo arrampicare, anche se purtroppo virtualmente, e di capire ancora una volta perché sono profondamente innamorato di questa disciplina.